giustificato non poter andare più a Gerusalemme. Cioè, loro arrivati in Egitto devono fare la quarantena. Invece, a un certo punto sale sulla nave un distinto arabo che dice: la quarantena è stata eliminata proprio stamattina, quindi potete sbarcare. E lei, che si era appoggiata alla colonna per non cadere, perché sconfortata dalla notizia di non poter fare il viaggio a Gerusalemme, si riprende tutta contenta, fanno armi e bagagli e sbarcano. Ora, il fatto è che lei mette la fotografia dell'arabo e dice che ha pantaloni. Questo arabo, pantaloni scuri a vita molto alta, questa fascia, una giacca corta e questa specie di fez tarbuscio, non so come si pronunci. Ma alle spalle, si legge Sheferdotel Mesina Palace. È solo che questo è un problema, perché questo albergo non sta a Porto Saio, sta al Cairo. È il miglior albergo del Cairo. E già Matilde Serao nel 1893, che ha fatto il viaggio, dice che questo albergo, uno dei migliori della città, è in costruzione o ricostruzione sul Nilo. Quando ci va Eleonor, il Gezira Palace, lo Sheferdotel Gezira Palace, viene gestito da Thomas Cook, quello che ha inventato i viaggi in comitiva, ha cominciato il turismo, come dire, organizzato, che gestiva proprio questo albergo. E allora che cosa significa? Se lei ha fatto la fotografia all'arabo davanti all'albergo, vuol dire che stava al Cairo. E quindi, perché? Giunti ad Alessandria, bisognava aspettare 4-5 giorni per prendere un'altra nave o continuare sulla stessa nave che da Napoli ti portava fino in Oriente attraverso il canale di Suez, o la nave che doveva andare a Gerusalemme, però arrivava dopo 4-5 giorni, partiva. E allora questo dava il tempo di andare al Cairo, come ha fatto anche Matilde Serano. E quindi anche Eleonora, con 4 ore di treno veloce, 4 ore da Alessandria, scende fino al Cairo. E quindi è probabile che Eleonor sia andata in carrozza a vedere il Nilo per l'elegante via Gezira e forse anche le piramidi. Ma allora, se c'è andata, perché non l'ha scritto nel diario? È perché non c'entravano con i ricordi della Terra Santa. Lei voleva lasciare alla madre i ricordi della Terra Santa e le piramidi e il Cairo non fanno parte di quei ricordi, anche perché la madre è diventata cattolica nel frattempo. Intorno al 1897 si era convertita al cattolicesimo. Ora, tutte queste notizie io le ho ricavate leggendo i libri che Antonino De Angelis, e ancora ringrazio, ma ti prometto che fra pochi giorni ti restituisco i libri, mi ha fatto accedere alla sua numerosissima e fornitissima biblioteca, ti ringrazio ancora. Si viene a sapere che la madre intorno al 1897 è diventata cattolica. Perché lo sappiamo? Perché quell'anno chiede al marito di costruire una cappella alla villa e il marito risponde: picche. Perché? Perché innanzitutto adduce due motivi validissimi. Uno, che non avrebbe trovato un prete disponibile ad andare alla villa a dire la messa solo per lei o
pochi familiari. E poi la religione cattolica, i suoi riti sono di comunità. La religione cattolica vuole fare dei riti per stare insieme, per essere comunità. Quindi tu, cara moglie, non puoi fare la snob e farti la messa solo tu perché non vuoi mischiarti col popolino. Ci vai in chiesa col popolino e fai i riti cattolici, altrimenti non diventi cattolica. Semplice, molto democraticamente. Ma questo ragionamento Francis lo fa perché lui ha scelto di essere cattolico. Lui nasce episcopale, la madre era protestante episcopale e le dà un colpo mortale quando decide di diventare cattolico, perché lei l'ha sempre portato nella chiesa protestante, però lui che ha girato il mondo è andato fino in India per imparare il sanscrito, cioè lui l'aveva imparato a Roma all'università, va in India per perfezionare il sanscrito e le varie religioni. E dopo aver imparato le tre religioni monoteiste, lui sceglie di essere cattolico. È convinto di questa scelta. E quindi si capisce che è veramente sente la religione e chiede alla moglie: se vuoi essere cattolica, però devi seguire le regole della religione ed essere comunità, fare comunità. Scusatevi, mi sono dilungata troppo. Comunque, questa è la cartina. Partono da Napoli, passano per lo stretto di Sicilia, arrivano ad Alessandria. Da Alessandria va al Cairo, torna indietro ad Alessandria e da Alessandria prende il vapore Khedivian per arrivare a Giaffa. Infatti lei dice: quando noi abbiamo preso il Khedivian, un altro vapore che va fino al porto di Gerusalemme, Giaffa è il porto di Gerusalemme, vedono che il Bremen scende imbocca il canale di Suez. Questa è il canale di Suez da Porto Said. Ecco perché lei si confonde e scrive Porto Said invece di Alessandria d'Egitto. Comunque, a supportare la tesi che la giovane confuse giorni e luoghi e aver datato 22 gennaio la sosta a Porto Said e 23 gennaio sia l'approdo a Giaffa che l'arrivo a Gerusalemme nel pomeriggio, il che era impossibile, dato che ci volevano circa 2 giorni da Alessandria a Giaffa con la nave e 4 ore da Giaffa a Gerusalemme col treno. Quindi è chiaro che si è confusa. Comunque, portiamo Eleanor fino a Giaffa, che arrivano in porto, e anche Eleanor dice che sbarcare a Giaffa è un quarto d'ora brutto da passare in una barca che sbalza sulle onde fra gli scogli paurosi. Come vedete dalle immagini, questa è un'immagine che lei ha incollato sul diario, sono scogli pericolosi, le navi devono stare fuori, poi scendono su una barchetta e la barchetta li porta a riva. Ma queste barchette, dato che il mare non è mai calmo come una tavola, spesso si infrangevano sugli scogli. E quindi ecco perché era pauroso. Le persone, anche se erano i barcaioli del luogo e conoscevano bene le difficoltà degli scogli, pure c'era qualcuno che affondava. Comunque arrivano finalmente, sbarcano a Giaffa e incontrano questo Marcantonio Duomo che si chiama David Jamal. Ed è il dragomanno che è un uomo che fa da guida, da cicerone, ma è un uomo colto.
conosce molte lingue e addirittura ha scritto un saggio, ce lo dice Eleanor nel suo diario, Vita di un pastore in Palestina. Quindi è un uomo colto, non è una persona incontrata, come dire, che si arrangia a portare i turisti in giro. Era una persona molto colta, importante, si vede anche una bella presenza. Ma per capire bene che ruolo ha il dragonanno, ce lo dice Matilde Serao. Il dragonanno dovrebbe significare strettamente interprete, ma dall'Egitto a tutta Soria, Soria è l'antico nome della Palestina, il suo senso si sviluppa, si allarga e dragomanno finisce per esprimere la qualità dell'interprete e del cicerone, della guida e della scorta, dell'amico e del servo. Perché questi uomini seguivano i loro assistiti, clienti, come li volete chiamare, in tutto e per tutto. Dal pranzo a procurare la carrozza, a portare i bagagli, a srotolare il tappeto, poi vedremo. Cioè sono delle persone che si mettono completamente a servizio della persona che li paga. E Matilde Serao dice anche, mi sembrava brutto che un uomo così, perché anche il suo dragomanno è una persona importante, dovesse sedere a cassetta e non potesse sedere in carrozza vicino a me. Le sembra brutto, però loro stessi dicono no, questo è il mio ruolo e mi siedo a cassetta. Allora, per arrivare a Gerusalemme, che è in montagna, da Giaffa c'era questo treno. Questo è un treno proprio a vapore del 1905, ho trovato questa immagine, e il treno, dice Eleanor, si è fermato due volte lungo la strada e noi tutte contente siamo scesi e abbiamo raccolto ciclamini, anemoni, si sono fatti un bel fascio di fiori. Quello che lei non dice, che forse non sa, e ce lo dice invece Matilde Serao, è che il treno aveva bisogno di legna, ma anche di acqua, per far funzionare la locomotiva. Quindi il treno, dato che in salita consumava di più, si doveva fermare per fare il rifornimento di acqua. E se non trovava sufficiente acqua nella prima fermata, bisognava che si fermasse una seconda volta. E poi finalmente, con 4 ore, arrivare a Gerusalemme. A Gerusalemme c'era la possibilità o di andare in albergo o presso il convento francescano Casa Nuova. Ma non era il convento, perché il convento è a parte. È proprio un edificio quadrangolare con tanto di chiostro al centro, dove intorno a 3 piani si sviluppavano le camere spartane, ma pulite, con tutto il necessario. Matilde Serao elogia questo ospizio, dove tutti potevano andare, dal ricco al povero, e non si pagava nulla, ma chi voleva lasciava un'offerta. Poi finalmente è arrivata a Gerusalemme e comincia il tour per la città. Ovviamente qual è il tour classico? Ovviamente la chiesa del Santo Sepolcro, le varie località, la Via Dolorosa, tutte le tappe dove si dice, si pensa che Gesù sia andato, al pretorio romano dove fu fustigato, incoronato, cioè tutta una serie di luoghi. E quello che lei dice, che mentre descrive la chiesa del Santo Sepolcro, dice alla madre, naturalmente queste cose sono solo leggende, ti preciserò
le cose realmente autentiche, perché anche il Cicerone le dice, quasi dice che Gesù, la Madonna stava qua proprio in questo luogo quando crocifiggevano suo figlio, oppure queste sono la spada di Goffredo di Buglione, in realtà non è lui, e quindi lei dice, si mostra un po' scettica, dice, mi hanno detto, si dice che qua c'era questo posto, quando invece è certo, lo specifica la madre, dice qua c'era la Scala Santa e siccome è stata portata a Roma c'è solo una colonna spezzata. Invece quando va a Betlemme, dice Betlemme è realmente una delle cose più straordinarie in Palestina, dato che non c'è dubbio alcuno che è il luogo dove Cristo è nato, e lì si sente che lei ha una emozione particolare, perché lei dice: è sicuro che qua è nato Gesù. Poi, oltre al famoso pellegrinaggio, come tutti i turisti dell'epoca e forse anche di oggi, va il venerdì al Muro del Pianto. E cosa scrive? Questo pomeriggio, essendo venerdì, siamo andati al luogo del lamento degli ebrei. Era una vista curiosa. Dopo aver attraversato la parte più vecchia e sporca della città, siamo arrivati ad una strada lunga e stretta, dove file di ebrei stavano in piedi o seduti in fila e appoggiavano la faccia sul muro di vecchie pietre, che è tutto ciò che rimane del tempio, ondeggiando avanti e indietro, muovendosi lateralmente e piangendo. Prima di continuare, devo fare due precisazioni. Allora, lei dice, siamo arrivati ad una strada lunga e stretta, però anche per televisione, chi c'è stato, al Muro del Pianto c'è una spianata davanti. Ma lei ha ragione, perché nel 1905 il Muro del Pianto era diviso dal rione dei Mamelucchi, che è la parte più sporca e vecchia della città, e quindi tra il muro e le case c'erano 1,5 m, 2 m, questo era lo spazio. E gli ebrei che lei fotografa, vedete, mette due foto insieme per rendere l'idea di questo muro stretto e lungo, effettivamente era stretto e soltanto nel 1967, quando c'è la guerra dei 6 giorni, che gli ebrei conquistano quella parte di Gerusalemme, che spianano il quartiere dei Mamelucchi, vabbè, anche a Napoli, mica solo a Napoli hanno fatto il risanamento, anche a Gerusalemme l'hanno fatto. Nel 1967 o giù di lì hanno spianato il quartiere della popolazione dei Mamelucchi. Voi sapete, i Mamelucchi erano dei soldati mercenari in pratica, e erano al soldo specialmente degli arabi musulmani, perché i musulmani quando andavano in guerra non potevano combattere i correligionari, quelli della stessa religione, non ci si combatte fra musulmani e musulmani all'epoca, per cui assoldavano chi non era musulmano, e i Mamelucchi lo erano, e avendo fatto una serie di guerre erano poi diventati padroni anche dell'Egitto e anche della Siria, quindi avevano anche a Gerusalemme un quartiere proprio. Dopo queste frasi, lei continua, mi sono spezzata il discorso per darvi queste ispirazioni, e dice: le lacrime scendevano sui loro volti e quando si giravano avevano gli occhi gonfi e rossi.
la cosa mi ha infastidito e io detesto veramente gli ebrei più che mai, con le loro ciocche unte, i loro modi rudi e riprovevoli. Chiaramente frasi razziste, brutte, specialmente da una donna giovane e di cultura americana, ma era solo lei che aveva questa idea. Matilde Serao aveva scritto sugli ebrei, ma parole di fuoco, e fra tante parole io ho scelto queste. Essi gemono colà sopra una vera sventura, essi espiano il più grande dei peccati, essi trovano nella religione un nuovo soggetto di dolore, quando a noi è soggetto di consolazione. Come i riderli hanno ucciso il Signore, ma sono così miserabili, malgrado la loro tenacia, sono così privi di ogni conforto morale, malgrado il loro coraggio, che la grandezza della loro punizione impone. Una fatalità li avvolge e il loro pianto del venerdì è lo scoppio delle anime che dopo 2000 anni sono ancora oppresse dal fatto. Cioè, vedete che parole dure contro gli ebrei. Ma erano solo loro? E erano istigate ad essere razziste, a avere odio contro un popolo, una razza, non tanto per la loro religione, perché pur avendo conosciuto il Messia non lo avevano accettato, ma la loro colpa più grande, meritavano di essere dispersi per il mondo, era che l'avevano ucciso il Messia. Erano una razza deicida, quindi meritavano il disprezzo dei cattolici. Ma erano solo il popolino? Nella civiltà cattolica, l'organo ufficiale della Chiesa, fin dal 1880, con l'approvazione di Leone XIII, la civiltà cattolica, che era gestita dai gesuiti, arriva sempre un gesuita a tradimento, che mi colpisce anche quando faccio altre ricerche. Ecco, la civiltà cattolica diede avvio alla sua lunga propaganda contro gli ebrei, definiti ostinati, sporchi, ladri, mentitori, ignorantoni, parassiti, attori di un'invasione barbarica da parte di una razza nemica, ideatori di una cospirazione mirante alla distruzione della Chiesa. Da essi dunque ci si doveva difendere con leggi eccezionali per una razza sì eccezionalmente e sì profondamente perversa.